Calendario del Popolo, tradizione storica, tradizione giornalistica, tradizione editoriale. Cos'è oggi il lavoro e quanto se ne parla e come? Beh, innanzitutto parlando del calendario del popolo, il calendario del popolo è nato a Roma nel 1945, nel marzo del 1945, quando l'Italia del Nord era ancora sotto l'occupazione nazifascista, vede ora da pochissimi mesi il ritorno della redazione proprio qui nella capitale. In questo caso il primo numero, diciamo, non della nuova serie, perché comunque non ha mai interrotto da 66 anni le sue pubblicazioni, è quello dedicato al lavoro, ai problemi del lavoro, ai temi del lavoro, un tema di cui non si parla mai abbastanza, un tema sul quale spesso si glissa perché si parla di argomenti molto meno importanti, e abbiamo cercato di affrontarlo nel miglior modo possibile, dando ampio spazio anche a quella che è la problematica del lavoro dei giovani, che è sempre più precario o addirittura non c'è del tutto. Vendola, la tradizione e la storia dell'editoria a sinistra in Italia, questo numero è dedicato al lavoro, è mai stato così il lavoro e come può cambiare? Ma intanto è importante che torni nell'editoria una battaglia delle idee, un orientamento capace di far vivere la politica come autoeducazione, come autopedagogia. Non c'è sinistra se non c'è conoscenza della realtà del lavoro e se non c'è capacità di costruire una battaglia di libertà a partire dalle condizioni di lavoro. Che è proprio come se ognuno avesse la sua parte di ragione, giusto? E questo è qui dove nasce il conflitto, non si può individuare una categoria sociale che sia fuori dal problema del lavoro. No, guarda, io penso che ci sia un problema che riguarda le donne che sono le prime ad essere espulse dal mondo del lavoro. Riguardano i giovani che non hanno un futuro davanti, negli anni 60, anche 70, anche 80 almeno, avevano un futuro magari negli anni 90, non sicuramente glorioso, ma almeno la possibilità di avere una continuità di lavoro. E poi c'è questo attacco alla scuola, alla ricerca, all'università, quindi il fatto che tu esci dalla scuola e non sai cosa fare, non sai dove andare, quindi sei colpito anche nel tuo orgoglio personale e nella tua dignità, perché non riesci a realizzare i sogni che hai maturato studiando, per esempio, pensando che potevi avere un futuro dove ti mettevi a disposizione della società per dare un contributo rispetto ai tuoi sogni, alle tue idee, alla tua voglia di fare, di imparare. Poi c'è un problema che riguarda gli adulti e quindi i lavoratori non più giovani, ma che però non avendo una formazione che li può mandare in un mondo del lavoro anche innovativo, è chiaro che si trovano compressi e devono accettare di tutto. Però riguarda anche gli anziani per un semplice motivo, perché sono diventati l'ammortizzatore sociale delle famiglie, perché purtroppo con la loro già misera pensione spesso devono essere quelli che devono aiutare i figli e i nipoti rinunciato a una parte di quel benessere di cui hanno estremamente bisogno. Il tema centrale è il lavoro e tu ti sei occupato in questo numero appunto di lavoro giovanile. Come siamo messi? Sì, perché avevo un compito un po' arduo, perché parlano tutti di lavoro e molto spesso le giovani generazioni vengono prese proprio come l'esempio dilagante della crisi e degli effetti che ha avuto sul fatto che un'intera generazione non riesce ad accedere al mercato del lavoro se non attraverso contratti precari o comunque intermittenti. E quindi io ho scritto appunto un pezzo dal titolo La vita non aspetta, perché per me è molto importante riuscire a ricondurre il lavoro in una prospettiva più ampia, che è una prospettiva esistenziale, in cui non c'è solo il lavoro in quanto tale o il punto di vista economico, ma c'è anche una serie di aspetti che consentono alla persona di essere a 360 gradi. Il calendario del popolo, cosa ti viene in mente? Il calendario del popolo, come abbiamo il calendario nostro dove ci sono i santi, poi c'è Pasqua, poi c'è il venerdì santo di tristezza. Questa era una rivista che voleva rappresentare, come dire, il diario e le scadenze del popolo. È colpa delle nostre agende elettroniche se oggi non è più così o siamo cambiati un po' tutti? Beh, certo, le agende elettroniche hanno un po', voglio dire, io sono vecchio, ho 80 anni, le agende elettroniche fino adesso hanno un po' guastato, però le agende elettroniche peraltro sono molto importanti. Senza le agende elettroniche non avremmo avuto questi moti di ribellione nell'Africa settentrionale, nel mondo arabo. Lì nasce tutto dai blog, insomma.
anche la campagna referendaria è nata soprattutto e si è sviluppata su internet, visto anche che il servizio pubblico questa. Cosa ne pensi di questi nuovi movimenti, appunto, nati dalla rete? No, sono molto interessanti, sono movimenti giovani, crescenti, che sono in sviluppo, estremamente interessanti, ecco, che io li guardo con interesse e sorpresa, voglio dire, io, perché io ti ripeto, ho 80 anni, ancora ho difficoltà a usare il computer.